50 euro al giorno al lavoratore per 13 ore nei cantieri, senza alcun diritto, niente malattia o infortunio, e condizioni di vita disumane, ammassati fino a 10 persone in un appartamento. Iniziano così ad emergere nuovi particolari sull'operazione Social Dumping, pulizia sociale, che ha portato ieri all'arresto di 6 persone per sfruttamento della manodopera proveniente dall'Est Europa nell'ambito della ricostruzione dell'Aquila. L'inchiesta transnazionale, coordinata dalla Procura distrettuale presso il Tribunale dell'Aquila con il Procuratore capo Fausto Cardella e i PM Antonietta Picardi e Simonetta Ceccarelli, ha preso il via da un esposto della CGL e rientra così nel Piano generale di tutela della legalità e della ricostruzione post-sisma. I cantieri coinvolti nell'operazione sono molti, ma gli agenti si sono focalizzati soprattutto su un cantiere del valore di 15 milioni di euro, tra Via Verdi e Corso Vittorio Emanuele, all'Aquila. Un risultato importante anche perché è la prima volta che è stato contestato agli arrestati un'organizzazione con soggetti residenti in Abruzzo e in Romania anche il reato di autoriciclaggio, recentemente introdotto dal nostro ordinamento penale oltre allo sfruttamento dei lavoratori e all'intermediazione illecita. Ricordiamo che le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere sono Antonio Delrico, detto Tonino, di 59 anni, residente a Tortoreto, Nicolae Otescu, detto Nico, di 46 anni, cittadino romeno residente a Lugoi, Francesco Salvatore, di 56 anni, di Pettorano Sulgizio, residente a Sulmona, Panfilo Di Meo, 52enne di Sulmona, Giancarlo Di Bartolomeo, di 49 anni di Teramo, e Massimo Di Donato, 63enne, anche lui di Teramo.